carico centrali di tutti, qua dentro, attaccato là qua. Io cucino, tanto qua davanti a me cosa la funia. Quindi qui in cucina non hai acqua, non c'è niente, non c'è uso alimentare, non la mia hai acqua. È andata lì, oh. Non è in norma niente qua, ti rumori, apri la finestra, puzza. Gli dici qualcosa alla gente, no stai zitto, sento vengo latte più un cucchiaio da gusto. Notte noi apriamo tutti i finestre perché il bagno, tutta l'acqua che viene qua, vieni giù. Tutti qua, al corridoio, c'hanno paura. Io l'ho scritto sul giornale, se mandano via posso dormire anche fuori, non è problema. Vado a prendere benzina e vado davanti al comune e la brucio via. Perché non ce la faccio più, non ce la, io non ce la faccio. Ma se vivo così, meglio che parto. Chiudo gli occhi, non vedo più i figli miei dove arrivano. Chiudo gli occhi, via. BAMS è un progetto nato in collaborazione tra le brigate e l'Arvoltura durante il periodo di lockdown. Un progetto che mira ad assistere, ad aiutare tutti coloro che durante la crisi pandemica hanno sofferto e soffrono la crisi economica, quindi mancanza di reddito, di salario, di lavoro. In questi mesi siamo entrati a contatto con tante famiglie e ci hanno parlato dei loro problemi e ci hanno mostrato le condizioni di indigenza, di povertà, di abbandono e di solitudine nelle quali vivono. Molte di esse vivono dentro la struttura privata Albergo Trocadero, situato nel lungomare di Senigallia, un albergo privato convenzionato con il comune, che quindi grazie ai soldi pubblici ospita tutte quelle persone che per tanti motivi, essenzialmente di mancanza di salario e di occupazione, hanno perso la loro casa. Il Trocadero ospita queste persone in situazioni che definirle casa è alquanto imbarazzante, perché siamo entrati nelle loro case e ci hanno mostrato le condizioni di scarsità di igiene, una metratura quadrata assolutamente inconciliabile con la vita di un nucleo familiare. Ci hanno mostrato la precarietà di quei minimi strumenti per poter cucinare, ci hanno mostrato la situazione di muffa, di umidità, di invasione di insetti, di ingresso di polvere e ci hanno chiesto, come se vivessero in un manicomio, in un carcere, di poter evadere da quelle situazioni e quindi di denunciare questo sfruttamento che avviene sui corpi delle persone più in difficoltà e più povere e questo lucro che un albergo privato esercita grazie ai soldi pubblici che l'amministrazione gli elargisce. Bravo. Non ci si può stare, non si dir curento. Guarda dove metto le padelle. Certo. Tutto sotto qua perché non hai posto, no. Sai. Sì, sì, sì. Questa funziona, questa non funziona. Da quanti anni è che stai qua dentro? Quasi 5 anni sono qua. E prima dove c'avevi una casa, tra virgolette, tua, normale? Sì, abbiamo Miani. Ah? Abbiamo affittato una casa lì. Uh-huh. Io con amici. Dopo l'hanno dato uno sfratto, mi hanno portato a Caritas e dopo mi hanno portato qua. Qui con il Covid com'è andata? Siete stati per, con il lockdown, siete stati per 2 mesi chiusi qui dentro? Giuro, qua c'è chiusi qua dentro, quindi... Terribile. So, come si sta in inverno? Si aprono un'ora. Mm. Un'ora quando? La mattina? La mattina presto. E dopo. Poi dopo la sera non accendono i termosifoni? Sì, la sera si un'ora. Ah, non decidete voi quando accendono? No, no, era centralizzato. Delle volte non parte proprio, tremamo, freddo, insomma. Voi avete un servizio lavanderia, un locale dove è possibile per voi lavare le cose, no. Stenderle, cioè. No. Però la lavanderia esiste. C'è una stanza con una lavatrice che voi non potete usare. No, assolutamente. Ho capito. Qui dentro non avete nessun altro tipo di servizio, né colazione, né lavanderia. Niente. Gli appartamenti sopra sono diversi da questi qua sotto? Perché questo è chiaro che non erano appartamenti, questi erano magazzini. Deposito, sono deposito. Tra invece sopra quelli tutti appartamenti, sì. Lui ce l'ha belli appartamenti, però non le dà a noi, danno a quelli che vengono l'estate. Ah, cioè qui ci sono anche dei bei appartamenti che vengono affittati per l'estate. E guarda, io qua da 5 anni che sto qua. Anche tu hai fatto il lockdown qua dentro? Eh sì. Qua dentro. Sì, sì.
Quanti anni è che stai qua? Io è dal 2015. Che stai qua dentro? Prima? Prima sono andato a Orto, dopo ho perso un lavoro, casa e poi dopo sono andato via perché no, la sua toccava vendere perché io dopo ho perso mia moglie, ho perso tante robe. Allora ho pagato in nero senza che loro diceva, ho detto sì, facciamo te fuori il contratto e poi mi ha fatto lo sfratto e mi ha mandato via. Poi sono andato dall'assistenza sociale e poi dopo... Ti hanno messo qua. La sera quando viene a casa noi si fa a respirare, c'ho l'acqua là che mi butta il bagno, proprio butta giù, qui vengono le formiche qua. Poi guarda qui, questa io che quando la notte che scarico, guarda, tutte le ore così. E non smette mai, c'è cioè un affare, tocco un affare sopra perché tutto il giorno, la notte è fuori comunque, guarda. La monnezza tutta in giro, se lo trovi per terra vai giù, è tutta monnezza lì la porta. Qui quando piove ti entra dentro tutto. È tutto, che formiche, bucarossi di sotto, vieni qua, guarda. Ieri sera ho trovato i bucarossi di sopra qua. Guarda. Vedo che hai l'acqua in bottiglia perché voi non la bevete l'acqua. No, non la bevo perché. Nessuno la beveva quella. Ah, vabbè. Era magazzino, era magazzino. Sì, si vede. Dalle 4,50 a 500 euro. Prende. Questo qua perché non c'ho un tetto, non c'ho niente. Ci toppi, ci linsuti, guarda, questa qua. Io con l'asciugamano lo devo tirare fuori tutti questi qua, perché escono dalla fogna. E la fogna è questa qua fuori, giusto? Sì. È questa che sta proprio qui dietro. Questa qua è più bei buchi vicino alla fogna. Yeah. Che non... la trovi, è già nuovo in cuba. Ah, questa è nuova. Dietro c'è tutta la muffa, l'umidità. Qui c'è un foglio di plastica adesiva perché sotto c'è un legno fraido sotto. Per coprire. Una è nostra. Guarda, era nero umido. Quando piove dalla finestra entra tutta l'acqua, arriva fin qua giù. Potete guardare come vive la gente lì, almeno il piano terra qua. Sì, se va bene, lo risolviamo, stai tranquillo. Passano gli anni, va bene, un anno, le stesse cazzate. Non si frega niente. Ah, una cosa volevo chiedervi, di anno in anno questa convenzione, il fatto che voi siate qua viene rinnovata, voi non ne sapete niente, viene tutto rinnovato al c'è di sopra. Loro, sì, ma qua siamo, quando hanno portato qua siamo rimasti qua. Questa ragazza soffre, io soffro, c'è l'altra gente qua che soffre, però qua peggio qua sotto. E non c'è una prospettiva d'uscita da qua, lavoro, niente? Niente, in questo momento niente. Faccio badante, ma la signora è morta una settimana fa, due settimane fa. Penso qua. Anche se sei qua, hai paura di andare a lavorare perché quando giù di qua ti mandano via fuori. Perché parli, vai fuori, ti mandano fuori. Certo. E Senegalia non ti affittano casa. Perché da noi coloro non sopra affittarti casa non è facile. Non è facile. Perché di notte non dormi. Soprattutto se loro piangono. Mi alzo il dito, vado via di qua. Quanti anni hanno loro? Lui è di 2000, l'altro è di 18 anni. Ah. Loro quando stanno a casa stanno a letto così. E così, non abbiamo nessuno. Certo. Sempre a letto. Siamo sempre. Dove a letto. Studiano? Non ce l'hanno sopra il letto, ognuno prende il suo angolo, qua l'altro angolo lì e studiamo. Io non lo voglio che te mi dai la carità, perché sono giovane. Io voglio la mia vita. Devo ringraziare Dio. Se era in paese nostro, come viviamo qua, non lo vivono, perché lì non c'è lavoro, non c'è pace, non c'è niente. Io lo ringrazio ogni mattino che alzo, faccio le mie preghiere, prego per tutta l'Italia, perché mi hanno dato di vivere, quella settimana ho mangiato, perché non devo ringraziare, perché non devo pregare per te. Mi chiamo Federico Pasqualini, sono architetto, siamo appena usciti da un sopralluogo che è l'Hotel Trocadero e abbiamo trovato una situazione veramente fuori da ogni limite possibile, insomma, in termini di leggi, di requisiti di abitabilità. Siamo proprio al di fuori da ogni limite possibile che le leggi impongono, insomma. Quando un privato si arricchisce con i soldi pubblici, sfruttando il disagio, sfruttando la povertà, sfruttando la mancanza di lavoro, qui non siamo a servizi sociali o a politiche sociali, qui siamo a sfruttamento della povertà e siamo a speculazione privata grazie a fondi pubblici. Chiediamo che il piano cosiddetto mezzanino, dove stanno i loculi, venga chiuso per inagibilità. Chiediamo che l'ASUR Marche ispezioni l'albergo per vedere le condizioni igieniche e di sicurezza in cui le persone sono costrette a vivere. E chiediamo una vera politica sugli alloggi di emergenza,
una politica che rispetti la dignità umana e che non sperperi denaro pubblico.